break it down. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Siamo tornati in un video per parlare dei cinturini dell'Apple Watch. Beh ragazzi, prima di iniziare il video vi invito subito a mettere like, a commentare e a iscrivervi al canale. Partiamo. In questo video andremo a parlare di 5 cinturini che mi sono stati inviati e ringrazio ovviamente il venditore per avermi permesso di realizzare questo contenuto. I cinturini li potrete trovare su eBay e ve li sto consigliando per 5 motivi principali. Innanzitutto abbiamo una qualità del prodotto molto elevata. Secondo motivo, i materiali con cui sono fatti questi cinturini sono ovviamente uguali ai originali. Inoltre vi è un'assistenza sempre disponibile da parte del venditore e per eventuali problematiche, per eventuali richieste, non dovrete esitare a contattarlo. Altro motivo è che ovviamente presentano un aggiornamento continuo delle linee riguardanti ovviamente i cinturini e magari in futuro potrebbero realizzarne anche uno loro personalizzato, quindi restate aggiornati sul canale perché potrebbero arrivare nuovi contenuti, nuovi video riguardanti tanti cinturini di questo tipo da questo venditore, quindi restate sintonizzati sul mio canale. Magari così potete scegliere il cinturino che fa al caso vostro, il più adatto a voi, in base ovviamente alle mie recensioni. Innanzitutto vi lascio qui sotto in descrizione la pagina Instagram del venditore, in caso vorreste scrivergli qualcosa riguardo appunto questi cinturini, e sono dei venditori italiani, quindi ovviamente la qualità e il supporto sono garantiti. Ora ragazzi, state vedendo delle immagini in cui mostro il mio Apple Watch con il mio cinturino. Beh ragazzi, è un cinturino con maglia milanese, ovviamente acquistato, è uno dei cinturini più belli che possono essere indossati con un Apple Watch. Quindi ragazzi, dopo aver visto queste immagini, fatemi sapere nei commenti ovviamente se vedendo le immagini avete capito o meno se questo cinturino fosse originale oppure no. In questo cinturino maglia milanese in particolare non si nota per niente che non è originale, anzi addirittura è ugualissimo, per non dire identico all'originale, stesso materiale, quindi magnetico, lo potete regolare come volete ed è in acciaio inossidabile. Quindi ragazzi, materiali ovviamente affidabili e interamente magnetico per essere regolato a vostro piacimento. Andiamo a parlare di questi altri 4 cinturini che mi ha inviato sempre lo stesso venditore da far vedere nel video. Ovviamente vi sto consigliando questi prodotti perché so innanzitutto che sono di ottima qualità e per chi non vuole spendere 99 euro per acquistare la maglia milanese con la stessa qualità e con lo stesso materiale può portarsi a casa questo cinturino qua. Ok ragazzi, eccoci qui tornati con il cinturino che abbiamo visto prima, maglia milanese. Ovviamente, come abbiamo detto prima, è magnetico, quindi si può rimuovere facilmente in questo modo. Come ho detto, veramente sembrano davvero originali. Io sinceramente sono rimasto veramente soddisfatto e sono veramente veramente contento di aver ricevuto questo prodotto. Bene ragazzi, questo è quello originale. Andiamo a prendere invece gli altri 2 che mi sono arrivati, ovvero il cinturino smart rosso, eccolo qui, e poi l'altro cinturino che è questo qui. Ecco qui i nostri 3 cinturini sport, questo color rosso e questo ovviamente blu notte. Ora andiamo ad indossare sia questo che ovviamente questo qui. Eccolo qui, l'ho inserito, l'effetto che fa è veramente eccezionale, è un colore che risalta il contrasto con il nero ed è veramente veramente figo. Come vedete, da questo a questo non cambia nulla, sembrano veramente gli stessi prodotti fatti con la stessa qualità ma solamente di colore differente. Quindi lo stesso allaccio e la stessa qualità. Ecco qui l'altro cinturino, anche questo è veramente veramente figo con i buchi. Questo sarebbe quello che vi uscirebbe se acquistate il cinturino con l'Apple Watch serie Nike. Quindi adesso passiamo agli smart loop. Eccoli qui gli smart loop. Innanzitutto questo è diventato il mio preferito perché sul sito della Apple non lo vendono ed è un colore veramente veramente figo, giallo verde con un tocco di grigio, mentre questo qui è blu notte
come potete vedere. E questo qui invece è rosa scintilla Mora Nike, tutti con tessuto nylon. Si inseriscono questi, si inseriscono veramente facile e soprattutto sono molto comodi. Devo dire la verità, questi qui sono comodissimi. Quindi veramente di una facilità incredibile, si può inserire veramente, veramente, stanno comodissimi al polso, un tessuto che non irrita la pelle e neanche fa sudare ovviamente il polso. Eccolo qua. Come vedete, sta alla perfezione. Ditemi veramente nei commenti se non sembrano o no fatti da Apple. Ovviamente può essere che la mia opinione sia ovviamente diversa dalla vostra, ma per me questi prodotti sono veramente eccezionali dal punto di vista della qualità e ovviamente il venditore ha fatto un bel lavoro nella produzione perché sono veramente veramente fighi. E proseguiamo a inserirlo al polso. Ovviamente ho messo il cinturino al contrario perché si possono inserire da tutti e due i lati. Non cambia, dipende da come volete inserirlo voi. O se avete la Digital Crown a sinistra oppure in alto a destra, dipende da come usate l'Apple Watch e da come lo inserite al polso. Questo, come vedete, fa veramente veramente contrasto. Ovviamente io l'ho chiuso male, se no sta veramente meglio. Fa contrasto perché soprattutto è sportivo, a me piace il colore verde e questo contrasto col grigio spezzato con un giallino tra ovviamente la sutura di grigio è veramente veramente figo. L'ultimo che ci manca da indossare è quello blu, però come avete visto sono gli stessi, tutti e tre sono nello stesso tessuto, sono comunque dello stesso materiale, quindi è inutile che proseguo a indossare anche quello blu. Ovviamente il link di tutti questi prodotti, compreso quello di maglia milanese, compresi i cinturini sport rosso e blu. Rosso ovviamente cinturino sport normale, rosso, blu invece il cinturino Nike Sport. Quindi tutti questi link li potete trovare in descrizione, vi porterò direttamente allo store eBay del venditore dove potete scegliere ovviamente il modello che più vi piace. Quindi ragazzi, adesso finito l'indossamento di tutti i cinturini, direi di passare alla videocamera principale. Ok ragazzi, siamo tornati, tutti i cinturini ovviamente li ho qui. Ho lasciato ovviamente indossato nel cinturino questo qui giallo e grigio, come vedete è abbastanza abbastanza figo. Questo è l'altro cinturino che consiglio veramente a tutte le ragazze che possiedono un Apple Watch perché è un cinturino femminile veramente veramente figo, ma ovviamente a un maschio che vuole indossare un Apple Watch e vuole indossare un cinturino diverso dal solito può andare anche bene. Infatti a me piace questo colore, comunque è anche abbastanza bello da indossare. Un altro cinturino, quello sport, che veramente è spettacolare perché risalta veramente il colore nero del vostro Apple Watch, quindi fa veramente contrasto e vi farà fare bella figura. È proprio questo qui, il cinturino Red Sport. Per chi ama i cinturini invece Nike, quest'ultimo è costituito da un tessuto blu, ovviamente. Oddio, c'ho dei buchi in faccia. Comunque, costituito quindi da un tessuto di in silicone con dei buchi ovviamente colorati di nero. Il cinturino in sé è blu. Manca questo qui, ovviamente, che è il cinturino a strap Smart Loop di colore blu notte e nero dietro. Non so perché la mia webcam è stupida e non mette a fuoco i cinturini, comunque spero di farvelo vedere nel miglior modo possibile. Questo è veramente veramente bello perché soprattutto di sera sembra elegante, in realtà è sportivo ed elegante allo stesso tempo. Quindi ragazzi, io vi invito a andare in descrizione, perlomeno andate a vedere comunque i prodotti, i loro prezzi, perché non ve li darò in questo video perché ovviamente voglio che ne restate sorpresi, perché i prezzi sono veramente veramente abbordabili. Sono circa intorno ai 15-10 euro rispetto comunque a quegli originali, è un prezzo veramente accessibile per molti. Per eventuali richieste, il venditore, quindi lo store eBay dove acquistate i prodotti, è veramente disponibile e sempre puntuale nelle risposte e aggiornano sempre le linee dei prodotti riguardo ai cinturini. Quindi ragazzi, io vi invito a mettere like al video, di commentare, di iscrivervi al canale e per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi!